ragazze, benvenute in questo nuovo vlog. Allora, è venerdì, oggi 12 novembre e sono le 3:35. Volevo iniziare questo vlog stamattina, però tra una cosa e l'altra non ce l'ho fatta perché stamattina siamo andati dal pediatra a fare la visita di controllo per vedere il peso di Edoardo, perché si era un attimino arrestato dopo che eravamo usciti dall'ospedale. Invece oggi tutto a posto, ha ripreso, diciamo, i suoi chili. Adesso pesa 4,150 kg, quindi la crescita sta andando benissimo. E sono andata soprattutto perché vi avevo anticipato che aveva iniziato ad avere delle coliche. Ve l'avevo anche accennato su Instagram per chi mi segue lì. Vi lascio qua comunque sempre il nome. E la pediatra, infatti, toccandogli la pancia, l'ha notata un po' gonfia, niente di, diciamo, grosso, però comunque un pochino le ha, e vi volevo far vedere, magari a qualcuno può interessare, che magari ai bimbi con le coliche o comunque può interessare a qualcuno, ve lo faccio, ve lo indico. Mi ha dato questi due tipi di latte in polvere dei campioni che lei aveva lì, Laptamil Comfort Milk per coliche stipsi, sempre Aptamil 1 ovviamente. E la linea Lenilac della Plasmon, anche questo per le coliche e la distensione addominale. Praticamente io, oltre a dargli il latte mio, gli davo il Laptamil liquido 1, perché lei venerdì scorso mi aveva indicato questo perché non aveva coliche. Invece oggi mi ha consigliato di sospendere un attimo questo e dargli per 2 o 3 giorni questo e vedere se il problema è davvero il latte. In più mi ha dato da fare una, diciamo, dieta no, però mi ha fatto eliminare il latte vaccino e i formaggi derivati del latte in maniera tale da, essendo che gli do entrambi i latti, quindi sia il mio che il liquido in polvere, potrebbe anche essere il mio che gli dà le coliche. Quindi mi ha detto fai una sorta di questa dieta e vediamo se si risolve. Oltre a quello, mi ha dato da prendere una tisana la sera o la mattina, insomma, come preferisco. Io sono stata prima da Penny e ho preso questa qua, la Bonomel Infusi Fruttosi 100% naturali, che possono essere consumati sia caldi che freddi. Io ho preso il gusto ananas e pesca, questa qua. Ne ho lì varie di tisane, però non me ne piace una in particolar modo. Ne ho tante alla fragola, al ribes, però nonostante a me il frutto della fragola e del ribes mi piace un sacco, nella tisana mi dà fastidio, non riesco a berla. Quindi quelle che ho lì magari le do a mia mamma, che magari le beve lei, però io mi piacciono dei gusti un po' particolari nelle tisane, quindi proverò queste e vediamo come mi trovo. E poi, sempre da Penny, vi volevo fare vedere due cose che ho preso per il Natale. C'è sempre l'angolo a 1,50 euro. Mi sono trovata lì perché mia mamma doveva fare una mini spesa, infatti è venuta con me dal pediatra e abbiamo parcheggiato la macchina da Penny, poi abbiamo proseguito a piedi e entrando ho trovato quest'angolo dove io do sempre un'occhiata perché hanno tantissime cose. E aveva tutto inerente al Natale, quindi anche le palline, aveva le stelle illuminate, sapete, le classiche cose. E ho trovato due cosine perché le voglio mettere magari sul centro tavola o comunque lì al posto in quel cestino lì di Ikea. Magari cambio la composizione e la metto a tema natalizia. Oppure dall'altro lato dove ho la lanterna, adesso vedo un po' come metterli. Comunque mi manca un terzo elemento perché io di solito faccio le composizioni a tre, non so perché ho sta mania di fare le composizioni, però sempre a tre. Allora, la prima cosa è questa qua, bellissima, è la faccia della renna con scritto We wish you Merry Christmas. E non so se si vede, comunque si alterna il legno con le scritte glitter dorate. C'era anche con le scritte glitter argentate, però per me il Natale è oro, quindi l'ho voluta prendere dorata e poi al nasino con il velcro.
E poi vabbè la classica base, e poi ho preso questa renna sempre da abbinare, tutta glitterata, non la sto ad aprire perché perde tutti i glitter, anche questa c'era versione argento e poi c'erano tantissime altre cose. Comunque voglio fare una composizione così e poi davanti o ci metto ancora il profumatore dell'ambiente oppure non lo so, adesso vedo. Magari quel salvadanaio lì dove c'è scritto Merry Christmas, questo qua, ve lo faccio vedere già che ci sono. Ecco qua, magari faccio la composizione così, questo lo usiamo tipo mini salvadanaio, però dove mettiamo tutte le monetine piccole, però poi ogni tanto contiamo così, potrebbe starci bene, tipo così, così e così. Non so, a tre, vediamo. E niente ragazze, io adesso vado a dare una sistemata perché stamattina non sono riuscita a combinare niente perché tra una cosa e l'altra ci siamo alzati, gli ho dato il latte, l'ho preparato, dopodiché ho fatto colazione io, nel mentre facevo colazione poi lui ha pianto, quindi prendilo in braccio, posalo nella carrozzina, mettilo nella sdraietta, cantagli la canzone, accendigli il carillon, tutto così. Poi nel bel mezzo di magari iniziare il video si è fatto la cacca addosso, quindi dovevamo uscire. Io mi ero presa 10 minuti di tempo per iniziare il vlog, ma non l'ho più iniziato perché ovviamente non potevo portarlo dalla pediatra già sporco, quindi cambiagli il pannolino, cambiagli com'era vestito perché nel pannolino ha strabordato tutto, sapete, le classiche cose che fanno i neonati, poveri cuccioli. E niente, noi ci aggiorniamo prossimamente. Buongiorno ragazzi, ecco qua è domenica e io e Edoardo stiamo facendo merenda con una buona tazza di tisana e dei nuovi biscotti che abbiamo preso e che adesso vi farò vedere nel mio svuota la spesa. Ecco qua, allora iniziamo con lo svuota la spesa da Iperal. Vi faccio vedere queste bottigliette d'acqua della loro marca Primia, rigorosamente naturale. Poi una busta di insalata. Questa qua, freschissime, noi le alterniamo alla rucola, a volte la lattuga, a volte la valeriana, dipende un pochino. Poi abbiamo preso questi bocconcini, che non abbiamo mai preso, che lo vogliamo fare con i piselli. Iniziano le domeniche un po' casalinghe. Poi lo yogurt magro, sempre per mio marito. Poi questa zuppa di pesce che la faremo, penso, stasera. Adesso vediamo come fare a farla. Qui ho preso un solo finocchio, di solito lo facciamo gratinato o semplicemente cotto in padella con un po' d'acqua. I mirtilli, questi erano in sconto a 0,99. Poi abbiamo questi tre cachi che poi vi farò vedere una super ricetta. Voglio fare il budino di cachi, buonissimo. Una marmellata ai frutti di bosco, questa al 60% di zuccheri della frutta. Una bresaola che è tantissimo, appunto, che non la mangio. E poi dello yogurt senza lattosio perché la pediatra mi ha dato da iniziare questa dieta per via delle coliche, quindi mi ha fatto eliminare il latte. Dei bastoncini di merluzzo che abbiamo sempre come salvacena. Questi qua a 1 euro, delle crepes così da tenere in surgelatore salvacena. Diciamo, poi abbiamo preso poca frutta e verdura perché ci siamo riforniti al mercato, quindi ho giusto preso due zucchine, poi vabbè, rigorosamente i miei kiwi zespri che li mangio sempre uno tutte le mattine, ne ho presi 5 o 6 perché li mangio solo io, poi sempre latte di riso, spero mi piaccia perché anche qua non posso più bere latte normale. E poi ho delle mele, io le prendo sempre gialle perché sono appunto le mie preferite. Poi del petto di tacchino, questo qua era in sconto col 20%, quindi noi lo prendiamo sempre questi affettati così. Poi ho preso delle pere, queste qua le Williams, mi pare che è il frutto preferito di mio marito, a me non piacciono tanto le pere. Poi qui invece abbiamo delle banane, anche queste non mancano mai nel mio frigo, ne ho prese solo tre perché ne avevamo già prese al mercato, però essendo che ne mangiamo tante, ne ho voluto comunque prendere. E la prima busta è a posto. Andiamo adesso alla seconda busta, ho preso degli Weetabix, che questi li mangio sempre la mattina,
che vedete spesso nelle mie colazioni. Poi ho questo sugo all'amatriciana, è la prima volta che lo proviamo, vediamo un po' com'è. Delle uova, ne ho prese 4 perché non mi ricordavo che ne avevo già altre in frigo, però vabbè, non mancano mai. Il parmigiano della Zanetti, poi abbiamo l'invidia belga, che anche questa l'avete vista ogni tanto nei miei video, che è buona anche questa, fatta molto velocemente. Questi qui invece sono della pasta fresca dell'Iperal che vi consiglio di provare, e anche questa, gli spatzol, costano davvero pochissimo e sono proprio buoni. Una Coca-Cola perché mi è presa sta voglia ogni tanto di, oltre all'acqua, la Coca, perché nell'allattamento ho sempre tantissima sete. Hamburger di tacchino 4 a 2,49 euro. Poi abbiamo preso questi spiedini di pesce, proviamo un po' come sono. Dopodiché abbiamo preso sempre delle fette biscottate della loro marca, rigorosamente integrali. Questi sono comodi perché sono in pacchettini da 4, l'asciugatutto, questi sono 4 rotoli a due veli, e anche questa di solito ogni spesa la facciamo fuori. Un cioccolato fondente del Perù, questo qua era in offerta 1,99 euro, proviamo. Questi biscotti che vi ho fatto vedere prima nella clip, buonissimi, sono un po' grandi però sono proprio buoni. Il vino che prendiamo sempre la domenica, mio marito, rigorosamente rosso del Chianti. Poi questo pesto alla mediterranea della Rana, che anche questo qui era in offerta. Del panini alle olive che ho voluto prendere io, 1,59 euro, buonissimi, poi erano troppo morbidi. E del tonno, noi prendiamo sempre di solito le confezioni grandi in offerta, ma non c'erano, quindi abbiamo preso questo tris. Poi degli stuzzicadenti, che anche questi avevamo finito, della loro marca. Il pane bianco normale, abbiamo preso questi 4-5 bocconcini. Dopodiché abbiamo preso una mozzarella perché ne avevamo altre due in frigo, quindi non ne mangiamo tantissima. E anche questa busta è a posto. E poi tantissime casse d'acqua, un po' per il latte di Edoardo, che facciamo latte in polvere, però mi ha consigliato la pediatra per lui l'acqua panna, quindi abbiamo preso 6 confezioni di acqua panna, questa San Benedetto Eco Green, che è l'unica che troviamo di 2 litri. E dopodiché abbiamo preso la carta igienica confezione salvaspazio, questa qua della Premia. Ed è tutto, ragazze. Grazie, io chiudo qua il video, vi mando un bacio sempre grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!